Santa Bucafusca per tutti Tita è una bella donna dagli occhi scuri appartenente ad una tranquilla famiglia di pescatori. Nel 1985 conosce Pantaleone Mancuso, detto Luni Scarpuni, boss di una delle più potenti e sanguinarie cosche calabresi, che sposa qualche tempo dopo. La vita della giovane Tita mostra le prime crepe, dall'arresto del marito e del padre alle morti del fratello e della madre. Nel 2008 viene colta da una profonda depressione, tanto da essere ricoverata per due volte in ospedale. Nel 2010 la sua vita cambia per sempre con l'arrivo del figlio. Sarà proprio la presenza di quel bimbo a convincerla che è tempo di non vestire più i panni della moglie devota. Intanto però le armi tornano a risuonare nel Vibonese con l'uccisione di Vincenzo Barbieri, noto narcotrafficante. Tita sa che gli affari del marito girano intorno alla droga, i soldi della cocaina e nicotera marina transitavano proprio nella pescheria intestata a Tita. Così nel giorno di San Valentino del 2011 la donna prende in braccio suo figlio e si reca dai carabinieri di Nicotera, dichiarando di voler collaborare con la giustizia ed entrare in un programma di protezione. «Si ammazzano come cani», dice, «mettete posti di blocco dappertutto». Tita chiama addirittura il marito per annunciare la sua volontà di collaborare. Passa la notte fuori casa, ma la mattina seguente sente la sorella e poi decide di non firmare il verbale. Così torna a casa dal marito e sarà proprio lui, il 16 aprile, ad avvertire i carabinieri. Tita ha tentato il suicidio ingerendo acido muriatico. Morirà due giorni dopo in ospedale. L'Acido si va in onda tutti i giovedì alle 13.30 e alle 20, ma potete rivedere le puntate sul sito www.lactv.it e potete scriverci al nostro indirizzo email dossier@lactv.it.